Cristian Caciuto, vittoriosi, voi del Castiadas qui in casa del Porto Corallo, tu protagonista, il gol del 2-1, avete fatto una bella partita. Ha fatto una bella partita, di sofferenza ma una bella partita. Ovviamente sapevamo che incontravamo una squadra abbastanza forte, che è sicuramente una delle più forti, se non la più forte del campionato. Però ci tenevamo a far bene in Coppa e comunque sia a dimostrare che anche se siamo partiti male in campionato non siamo una squadra da bassa classifica, diciamo. Ecco, cercavate conferme soprattutto sul piano del gioco, qui le avete avute, il primo tempo siete andati molto bene, poi all'inizio della ripresa era normale che il Porto Corallo cercasse di rimediare lo svantaggio, però poi avete preso il gol, ma è stato importante il fatto che tu abbia segnato subito dopo. È stato un episodio fortunato, abbiamo avuto un'occasione, siamo riusciti subito a far gol, loro lo sapevamo che i primi 20 minuti avrebbero attaccato a testa bassa. Non ci stavano ed è giusto così, erano in casa, dovevano far bene. Sono obbligati loro a far bene, lo sapevamo. Abbiamo cercato di limitare i danni il più possibile, poi siamo stati fortunati che in un'occasione abbiamo fatto gol. Ecco, il 2-1 ovviamente vi pone in avanti sul discorso qualificazione, però il Porto Corallo può ribaltare, è una bella squadra, l'ha dimostrata anche oggi, quindi tutto aperto. Tutto aperto perché alla fine basta che vinca 2-0. Ovviamente, sperando di no, noi cerchiamo di dare il massimo a prescindere. Poi se il campo gli dà la ragione vuol dire che sono più forti e che hanno fatto il loro. Cristian, vedendoti giocare stai bene fisicamente, hai forse sofferto all'inizio, però col Samassi abbiamo visto un bel gol perché hai fatto una galoppata di 60-70 metri. Oggi lo stesso hai avuto l'occasione, l'hai messa dentro. Come ti trovi adesso fisicamente? Adesso meglio. Un pochettino ho partito la preparazione, però piano piano cercherò di stare al 100% veramente. Con le ultime giornate le hai vissute in panchina, oggi giocate dall'inizio, segnate, hai giocato bene, un bel messaggio all'allenatore che forse voleva vedere il vero Cristian Caciuto e oggi l'ha visto. Quando ti danno un'opportunità e non giochi devi cercare di sfruttarla al meglio. Io accetto le scelte e cerco di dare il massimo quando mi fa giocare e quando posso giocare. Senti, in campionato 4 punti, però leggendo le cronache e vedendovi anche giocare qualcosa vi manca. Domenica avete segnato un gol, si è detto forse regolare, e con l'Alghero avete perso ma forse anche un punto lo potete strappare. Vi manca qualcosa in campionato, adesso state cercando di recuperare il terreno perso. Sì. Ci manca qualcosa, abbiamo iniziato male, noi siamo 10 ragazzi che non hanno mai giocato assieme, quindi qualcosina, un pochettino la paghi, ma il campionato è lungo, ci sono ancora 25 partite penso, quindi bisogna solo stare tranquilli e dare sempre il massimo, poi i risultati arriveranno, ne sono sicuro. Tu che conosci i tuoi compagni meglio di chi vede la partita da fuori, la gara che avete fatto oggi rispecchia il vostro vero valore. Voi potete giocare alla pari con tutti e anche battere tutti. Noi possiamo giocare alla pari con tutti, ne sono sicuro. Il valore dei giocatori è un valore alto, singolarmente. Poi ovviamente in una squadra non vuol dire sempre che il valore di un giocatore sia rispecchiato nella squadra in sé, quindi noi cerchiamo di fare squadra adesso, come diventeremo squadra poi vedremo. Con rincontrate il San Luri che in Coppa Italia avete già battuto, però adesso sta andando molto bene, non subisce gol da oltre 4 partite, non sarà assolutamente facile. Credo che quest'anno ce ne siano poche partite facili, il campionato è un livello medio-alto e quindi sarà difficile a San Luri, ma proveremo a continuare una striscia positiva perché siamo due partite che non perdiamo e non subite neanche gol e non subiamo gol, quindi cercheremo di continuare così, ovviamente cercheremo di vincere. Grazie Cristian, complimenti per il gol e per la vittoria. Grazie.